La chirurgia maxillofacciale è una specialità chirurgica che si occupa della diagnosi e del trattamento delle malattie o infortuni a danno dei mascellari, di problemi estetici e funzionali della bocca, dei denti e del viso. Il suo raggio d'azione comprende la rimozione di cisti o tumori, chirurgia dento-alveolare, fratture della mandibola o della mascella, malformazioni come il labbro leporino, chirurgia ortognatica ed estetica. Inizialmente le competenze del chirurgo maxillofacciale erano limitate alle malocclusioni patologiche e malformanti, solo successivamente le sue conoscenze si sono estese alla chirurgia plastica, l'otorinolaringoiatria e la neurochirurgia. Per conseguire questa formazione in Italia è necessario conseguire la laurea magistrale in medicina e chirurgia e la specializzazione in chirurgia maxillofacciale. Generalmente si è mandati da un chirurgo maxillofacciale, da altri medici come un odontoiatra, un otorinolaringoiatra o un ortodontista per diverse motivazioni diagnosticate. Queste motivazioni possono essere dolore facciale, eccessiva crescita della zona inferiore del viso o viceversa che provocano il morso inverso, malocclusione per tumore o cisti dell'osso mascellare, patologie estetiche dell'area maxillofacciale, estrazioni di denti del giudizio, prognatismo, ossia quando la mascella protende in avanti, innesto di biomateriale in caso di mancanza ossea, fratture di ossa del viso, retrazione della mandibola, difficoltà nella deglutizione, russamento o apnea. I sintomi che un paziente può avvertire e quindi esporre in sede di visita dallo specialista per una diagnosi quanto più accurata sono: click mandibolare, sensazione di non riuscire ad aprire o chiudere del tutto la bocca associato a mal d'orecchi o mal di testa, digrignamento dei denti, ossia stringere i denti in modo involontario anche durante il sonno, artrite, dolore alla mandibola. In modo più specifico i sintomi che si potrebbero avvertire per causa di un incidente stradale, ferite penetranti o episodi violenti sono: difficoltà a respirare con ostruzione nasale, alterazione della vista con visione doppia e gonfiore intorno all'area degli occhi, mancanza di denti, ematomi intorno agli occhi e sanguinamento, movimenti della mascella involontari. Stai cercando il chirurgo maxillofacciale più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.